Reti inviolate tra Trestina e Montespaccato, che allo stadio Casini si sono divise la posta in palio. Un pareggio che sta stretta ai padroni di casa che nel corso della gara hanno costruito le occasioni più importanti, senza però riuscire a trovare l'episodio decisivo. Prima del fischio d'inizio, il presidente del Trestina Bambini ha premiato Gabriele Fumanti per le 100 presenze in bianconero. Pronti via, e il Montespaccato sorprende il Trestina con questa punizione veloce. Sul cross di Bosi però nessuno in maglia blu riesce a trovare la deviazione vincente. Al 14esimo sono però i locali a sfiorare il vantaggio quando sul cross di Kribek Convito apparecchia per il sinistro di Gramaccia che si stampa sulla traversa. Il Trestina ci riprova anche 3 minuti più tardi con questo colpo di testa di Della Spoletina che finisce a centimetri dal palo. Tra gli ospiti il più vivace è sicuramente Bosi, che al 23esimo prova a far girare il destro, ma Montanari si distende in tuffo e respinge. Al 38esimo Kribek ci prova su calcio di punizione, con Tassi che compie la prima bella parata della giornata e salva i suoi. Così si va all'intervallo con il risultato fermo sullo 0-0. La ripresa è meno vivace del primo tempo. Al minuto 70 il Trestina protesta per un presunto tocco di mano in area di rigore, ma per il direttore di gara Stefano Giordano di Grosseto non c'è nulla. Il Trestina è sempre più padrone del campo con il Montespaccato che in questo secondo tempo pensa soltanto a difendersi. Occasione colossale per i locali al 77esimo, quando sugli sviluppi di questo corner Della Spoletina da pochi passi non inquadra il bersaglio. 4 minuti più tardi sale in cattedra l'estremo difensore del Montespaccato Tassi, che toglie dalla porta il colpo di testa botta sicura di Convito. Sul corner successivo ci prova Barbarossa, ma Tassi risponde ancora presente. Al minuto 87 poi viene espulso per proteste l'allenatore del Trestina Luca Pierotti e dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Giordano. Al Casini finisce così, Trestina 0, Montespaccato 0. Luca Pierotti, è mancato veramente solo il gol oggi al Trestina. Sì, sì, dispiace solo per il risultato, ma come dico sempre, io commento la prestazione, devo solo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima prestazione, abbiamo creato, siamo partiti un po' titubanti, poi abbiamo creato, abbiamo avuto le occasioni al di là della traversa iniziale, però poi anche il secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo che voleva fortemente il risultato. Sono quelle giornate che magari non viene il gol, però ripeto, bisogna prendere di positivo la prestazione, lo spirito perché i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, fino al 95esimo, e quindi guardiamo sempre il positivo e prendiamo questo e andiamo a Foligno arrabbiati per cercare di recuperare i 2 punti persi oggi. Per noi erano punti fondamentali in realtà. Noi purtroppo veniamo da un periodo in cui in trasferta, da un periodo abbastanza lungo in cui in trasferta non raccogliamo nulla, magari spesso abbiamo fatto anche ottime prestazioni, ma tornavamo a casa con 0 punti. Quindi per noi era importante oggi fare punti, magari essere anche un pochino meno belli, ma portare a casa qualcosa. Secondo me siamo partiti molto molto bene ed è una cosa che mi fa piacere, perché appunto una cosa che peccavamo era proprio l'approccio. Abbiamo fatto i primi 10 minuti in quarto d'ora intensi, importanti, però alla prima occasione del Trestina hanno preso la traversa e magari quello ci ha un pochino intimorito. Appunto, come dicevo, noi siamo una squadra giovane che deve crescere e questo è un percorso ancora lungo, quindi diciamo abbiamo fatto secondo me molto bene nel primo tempo, un pochino meno nel secondo tempo, ma allo stesso tempo abbiamo, come detto tu, abbiamo messo tanto impegno e tanta qualità nella fase difensiva.